costruire un'Europa così, così sbagliata. Mi riferisco in modo particolare, forse lo, sicuramente lo conoscete, al professor Nino Cannoni, che lui molte volte ha parlato di deindustrializzazione dell'Italia, cioè proprio di un tentativo di deindustrializzare il nostro paese per portarlo a questa situazione. Grazie. Grazie. Grazie infinite, siate tutti sì, rapidi. Sarò rapido, tra l'altro approfitto per dire che proprio con il professor Nino Galloni prenderò parte come relatore a un convegno sabato prossimo, 22. Dove? Al comune di Resana, alle ore 15.30, in cui affronteremo proprio il tema del dramma apocalittico, per usare un termine che hai prima utilizzato per presentare il mio libro, che è rappresentato da questa Unione Europea. E alla domanda del telespettatore la risposta è molto semplice: forse fino a 2-3 anni fa, 4, potevamo ancora raccontarci la favoletta di come per qualche errore estemporaneo l'euro ha preso una via che non doveva prendere. Oggi penso che tutti i lucidi pensatori, tutti coloro che non si limitano alle palle di regime, tanto per usare un'immagine sulle palle d'acciaio, le uniche palle d'acciaio che ci sono in Italia sono quelle che ci raccontano i media, ok? E tanto per restare in questo tema, volevo dire che ormai ci siamo resi conto tutti che non è stato un errore che si è verificato cammin facendo, è stata una lucida costruzione finalizzata alla distruzione delle sovranità nazionali e alla costruzione di questa sorta di immensa macchina spaventosamente contorta, burocratica, assurda, che schiaccia i popoli europei. E lo dico non da un punto di vista economico, tu sai Vito che spesso qui mi lascio andare anche a qualche disquisizione di carattere economico. Oggi c'è il professor Rinaldi, quindi il proscenio spetta a lui, che ha le competenze per farlo, ma da un punto di vista giuridico noi dobbiamo ricordarci che se qualcuno si prende la briga di andare a vedere come funziona l'Europa Unita da un punto di vista giuridico, quindi lo dico da avvocato, è una costruzione delirante. Noi avvocati, qui c'è un altro avvocato in studio, siamo cresciuti studiando sui libri di testo le sacre parole, tra le altre, del Montesquieu, che avevano preconizzato quella che era la costruzione degli stati moderni fondati sulla famosa tripartizione dei poteri. Erano costruzioni cristalline, no? Noi siamo cresciuti sapendo che gli stati si fondano sul potere legislativo, esecutivo, giudiziario, rigorosamente tripartiti. Se tu vai a prendere la costruzione dell'euro, spero durante la trasmissione di potermi soffermare su questo, cioè Commissione Europea, Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Corte di Giustizia Europea, e vai ad analizzarle, sembra che siano state scientificamente costruite perché la gente non capisca come funzionano, chi comanda, chi decide cosa. E perché dico scientificamente? Perché in realtà è stato fatto esattamente un processo talmente confuso che nessuno potesse raccapezzarsi se non a cose fatte. Cioè nel momento in cui ci troviamo chiusi nella gabbia, è stato detto adesso correttamente da un parlamentare, non abbiamo assolutamente margini di manovra, noi siamo schiavi. E siamo schiavi in forza di articoli giuridici, per esempio del cosiddetto TFUE. Cos'è il TFUE? Il Trattato del Funzionamento dell'Unità Europea, che alla fine si compendia nel Trattato di Lisbona. Articoli 3, 4, 5, 6, andateveli a leggere. Non c'è una sola materia, neanche il fatto che voi possiate soffiarvi il naso, che è sottratta alla competenza o esclusiva o concorrente, ma alla fine comunque esclusiva, dell'Unione Europea. Quindi di fatto già oggi il governo italiano non esiste. Chiunque vada a governare non può far altro che prendere il suo aereo nel momento in cui presta giuramento e andare a prendere ordini e diktat a Francoforte e a Bruxelles. Questi sono i dati di fatto. Ah, Madonna. Posso rispondere in maniera telegrafica al... Telegrafica, devo fare una domanda molto importante anche a Brazzale. Al gentile prima telespettatore. Allora, rispondo con le parole di